Campionato del mondo di kitesurf GKA 2020, Capoverde. Le interviste, le immagini, i retroscena ed i commenti a caldo, rigorosamente in italiano, li trovi solo su capoverdego.it. La guida scritta e verificata da chi vive a Capoverde. Giada, campionato del mondo ormai è alle porte. Qual è la situazione? Siamo tutti in trepida attesa per questo campionato, per ora sta tutto funzionando alla grande, i rider sono arrivati, stiamo facendo le iscrizioni qui a Ponta Preta e tra pochissimo ci trasferiamo a Kite Beach dove faremo altri photoshooting, questa sera una cerimonia d'apertura molto carina e domani inizia la gara in sé per sé. Qual è il programma dei prossimi giorni? Saremo qualche giorno a Kite Beach, penso 2 o 3 giorni, perché là abbiamo una buona ondulazione, quindi tenteremo il più possibile di seguire la linea dell'onda e quindi di stare ovunque ci sia onda, in questo caso Kite Beach, e spostarci invece a Ponta Preta per gli ultimi giorni della settimana, in modo tale da avere poi le ultime hit nelle super onde di Ponta Preta. Il coronavirus stava per bloccare il nostro caro Tony che voleva venire appunto a gareggiare. Sì, purtroppo il coronavirus ha bloccato qualche volo diretto dall'Italia, ma grazie al cielo è riuscito ad arrivare anche Tony e quindi abbiamo veramente tutti i rider, compresi i nostri rider italiani qui e insomma adesso aspettiamo soltanto i risultati, quindi per noi, per quanto riguarda la gara, il coronavirus non ci ha bloccato.